Interventi percutanei per la cura delle ernie discali. Interessante e interessante scopriremo o sapere che potremmo essere tra chi ha un'ernia discale. Ne parliamo con un esperto, medico, neuroradiologo interventista, il dottor Armando Conchiglia. Benvenuto. Grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie a lei di aver accettato il nostro invito, dottore, anche perché appunto scopriremo a breve che la frequenza con cui si può, in cui un neuroradiologo interventista può trovare, scovare un'ernia discale è molto alta. Sì, esatto, voi dovete considerare che, adesso facendo un piccolo gioco, se noi dovessimo fare la risonanza magnetica a 10 persone che passano di fronte allo studio, in 9 avrebbero protrusioni o ernie, però non tutti sono da trattare. E allora qual è l'elemento fondamentale? È l'elemento legato alla irradiazione nervosa o alla creazione di sintomatologia dolorosa. Solo quelli sono i pazienti da trattare. Negli anni è molto cambiato il trattamento. Ora, spieghiamo un attimo, l'ernia discale che cos'è? Perché alcuni gli fa male, alcuni non se ne accorgono nemmeno? Da cosa dipende una così diversa reazione? Allora, voi immaginatevi l'ernia discale in questo modo. Noi abbiamo le vertebre che sono dei mattoncini resistenti, duri, e in mezzo ci sono dei piccoli ammortizzatori che si chiamano dischi. Il disco ha una porzione interna che si chiama nucleo. Il disco in alcune condizioni si apre e permette la fuoriuscita del nucleo. Okay. Quello che crea il contatto con la radice nervosa crea una patologia che si chiama radicolite. È quella la reale patologia da andare a trattare. Ed è quella che crea poi il sintomo, quindi la cosiddetta sciatica, oppure la cruralgia o la lombalgia. Ecco, noi pazienti siamo abituati a dire mi fa male la schiena. Certe volte facciamo un po' di confusione, dice la sciatica, ma non ho l'ernia. No, allora, la sciatica è nel 95% dei casi determinata da un'ernia o da una protrusione discale, da una compressione radicolare, per cui poi irradia alla gamba. Ecco, che quindi non ha, come non è un'ernia la sciatica. La sciatica è un sintomo. La sciatica è un sintomo, l'ernia ne è la causa. Perfetto, ora, ha detto questa distinzione in fondo ha cambiato un po' negli anni il trattamento delle ernie, perché non tutti sono da trattare allo stesso modo. Allora, considerate che negli ultimi 30 anni è cambiato tutto. Ecco. Voi immaginate, il trattamento iniziale negli anni 80-90 era l'immobilizzazione del paziente e nel 50% dei casi l'intervento chirurgico. Poi abbiamo pian piano notato che a distanza di 5 anni i pazienti operati stavano esattamente come quelli che non operavamo. Per cui abbiamo compreso che l'intervento chirurgico, che è importantissimo in alcuni casi, però è da lasciare come ultima istanza quando gli altri trattamenti non sono possibili, perché non è nient'altro che il trattamento della condizione acuta. Okay. E non permette di eliminare la possibilità di recidive. Ok. Quindi abbiamo fatto un passo indietro sulla, diciamo così, gestione chirurgica e abbiamo cercato nuove strade. Nuove strade. E quali sono queste nuove strade? Siamo stati aiutati moltissimo dallo sviluppo tecnologico. Se noi avessimo fatto questa intervista 30 anni fa, adesso a parte... avremmo avuto a parte meno rughe a parte molte meno rughe avremmo avuto un apparato tecnologico completamente differente. Certo. E allora noi abbiamo utilizzato la tecnologia che si è evoluta negli ultimi 30 anni in maniera vorticosa nell'ambito soprattutto radiologico per utilizzare le immagini come guida al trattamento di questo tipo di ernia. Ok, e il trattamento, che tipo di trattamento è? Sempre chirurgico? In sostanza è questo: noi utilizziamo le immagini per guardare all'interno del corpo. Quindi la telecamera del nostro occhio all'interno del corpo è data dalla TAC o dall'ecografia, molto frequentemente dalla TAC. La TAC ci permette, e l'evoluzione delle nuove TAC ci permette di arrivare fino a vedere fino a meno di un millimetro, fino a circa 0,3 mm. Questo fa sì che noi possiamo utilizzare non più un bisturi per andare a trattare un'ernia, ma un ago. E questo si chiama percutaneo. Non è un trattamento medico, è un trattamento chirurgico, ma è un trattamento che non prevede la sezione, quindi l'apertura, okay, della cute. E questo... Perché attraverso l'immagine precisa io infilo l'ago solo nel punto in cui noi abbiamo un navigatore che ci permette utilizzare... Sì, abbiamo un navigatore che ci permette di utilizzare semplicemente un ago, un sondino addirittura più sottile degli aghi che utilizziamo per fare le punture normalmente intramuscolo, per raggiungere l'ernia. Lì possiamo fare diverse cose: disidratarla, quindi utilizzare dei mezzi chimici per disidratare l'ernia, decomprimendo la radice nervosa e rivitalizzandola, oppure utilizzare dei mezzi fisici, ad esempio
radiofrequenze, quindi impulsi elettrici che possono far coartare il disco o rivitalizzare la radice nervosa o insegnare alla radice nervosa come trasmettere, quindi dare la giusta frequenza. Ok, e questo porta a una soluzione che invece nel tempo dura. Nel tempo dura, è fondamentale un aspetto, la prevenzione nel post intervento. Uno dice: com'è possibile dopo l'intervento invece fare prevenzione? Sì, perché in realtà noi trattiamo le ernie del disco come il dentista tratta una carie. Ok. Se una persona è predisposta ad avere un'ernia del disco, potrà avere altre ernie del disco, e non esiste un metodo chirurgico, interventistico, quale che sia, per evitare le recidive. Come si fa? Con lo giusto stile di vita. Certo. Quindi attività fisica moderata ma sempre presente, camminare tantissimo, ecco. Mantenere il tono muscolare, in particolare il cosiddetto core, cioè la parte muscolare dell'addome e del dorso, e in questo modo si riesce a ridurre notevolmente il rischio di recidive. Perché tra le cause di queste ernie c'è un'attività fisica, un tono muscolare che non sostiene? È una delle cause principali, cioè il mantenimento del tono muscolare permette di ridurre di oltre il 70% il rischio di recidiva, anche in pazienti che hanno già avuto ernie. Per cui noi chiudiamo sempre un intervento dicendo al paziente: cammina il più possibile. Lavori a 2 chilometri da casa, fallo a piedi, possibilmente fai avanti e indietro. Un paio di volte. Esatto, la cosa perfetta è fare 45 minuti di camminata al giorno a un ritmo sostenuto, non corsa. La famosa camminata veloce. E poi sembra una cosa semplice, però poi il paziente dice sempre: è sempre un pochino restio dal farlo. Molto peggio è sottoporsi a un intervento chirurgico, però. Certo, non solo, con la consapevolezza che potrebbe dover ripetersi dopo qualche anno. Assolutamente. Ora, l'intervento quindi mini invasivo che oggi si può fare, immagino che sul paziente incuta meno timore di quello chirurgico. Lo incute nel paziente e nel medico. Perché il rischio di complicanze è qualcosa che dà problemi sia al paziente che all'equipe che esegue le procedure. Voi dovete considerare che il rischio è sempre legato alla invasività di una procedura. Mm-hmm. La mano più esperta non può eliminare il rischio di complicanze quali fibrosi o infezioni nell'intervento di chirurgico. Certo. L'utilizzo di un ago ci permette di eseguire una procedura che si chiama pulita chiusa, quindi certo. È una procedura che non necessita di aprire la cute e riduce il rischio di complicanze. Il rischio maggiore può essere quello di una incompleta funzione della procedura. Che vuol dire? Vuol dire che non esiste un metodo magico per risolvere un'ernia. Esistono metodi per avere una buona risposta, un'ottima risposta, ognuna con delle capacità e delle percentuali di successo. Diffidate da chi vi dice: ti faccio correre, fare il salto con l'asta. In alto. No, è un percorso che può prevedere degli insuccessi, ma che man mano che andiamo avanti rende sempre meno frequente questo insuccesso. In senso generale o nel senso che un paziente nel momento in cui subisce un intervento del genere può accadere che a distanza di mesi sia utile ripetere l'intervento per incidere dove non si è riusciti questo, nel primo? Sì, esatto, questo può succedere. Voi dovete considerare che si lavora sempre un po' come con il di cesello, per cui bisogna, certo. Bisogna andare a lavorare correggendo quello che è il problema. Ma anche vedendo l'effetto della prima azione, no? Ed è il motivo per cui noi ogni volta che vediamo il paziente eseguiamo un esame diagnostico, che in questo caso, nel caso specifico della colonna, è la TAC, uh-huh. Che ci permette di vedere, prima di eseguire la procedura, com'è la condizione del paziente, eseguire o non eseguire la procedura stessa. Certo, e questo vuole anche dire che, nonostante immagino il recupero del paziente non sia molto lungo e non insomma che imponga grandi riabilitazioni, però il paziente deve essere seguito nel tempo. Assolutamente, considerate che la metà del tempo che noi abbiamo utilizzato per creare questi nuovi protocolli, queste nuove, insomma, è stato la metà per cercare una procedura che avesse una grande efficacia, l'altra metà che fosse una procedura che avesse una grande velocità di recupero, certo. Del paziente. Perché? Perché corriamo. Certo. Abbiamo la necessità di... Io arrivavo correndo qui in studio, ognuno di noi ha velocità, ha bisogno, certo. Di lavorare, mantenersi fuori dal luogo di lavoro è molto difficile. Per cui abbiamo cercato delle procedure che ci permettessero di rientrare velocemente. Considerate che dopo una procedura interventistica, le procedure di nucleolisi ad esempio sono quelle chimiche, il paziente torna alla normale attività della vita quotidiana già nei giorni successivi, dal giorno stesso, dal giorno dopo, dai 2 giorni dopo. Quindi è molto rapido, a differenza di un intervento chirurgico che può prevedere mesi di riabilitazione. Certo, assolutamente sì. Allora, alla luce di tutto quello che abbiamo detto, che comunque ci fa chiarezza su soluzioni che possiamo avere, lasciamo i nostri ascoltatori con qualche consiglio anche su come prevenire. Ok, la prevenzione è fondamentale,
diciamo, la cosa chiave è il peso. È vero che ogni persona, perché ogni medico, quando si va al medico, la prima cosa che si dice è perdi peso. Non influisce sulla genesi dell'ernia, perché paradossalmente le ernie ce l'hanno i pazienti giovani, i pazienti anziani, i pazienti normopeso o sovrappeso, i pazienti atletici oppure no, ma influisce moltissimo sulla prognosi, sul recupero. Mm-hmm. Quanto più si è in forma, tanto più velocemente si recupererà e tanto meno recidive si avranno. Quindi è fondamentale soprattutto nel post. Certo, quindi chiaro. Se non lo siamo, cerchiamo di metterci in forma dopo aver avuto un problema di questo genere. Utilizziamo un po' la patologia come, diciamo, ecco, partenza per un nuovo stile di vita. Esatto. Anche perché in fondo una patologia può essere anche semplicemente un monito a dover cambiare alcuni aspetti della propria vita quotidiana. È fondamentale. Allora, per ogni domanda aggiuntiva vi rimando a www.spinesolution.it, in modo da trovare anche tutti i contatti per chiedere a esperti su qualunque peculiare condizione abbiamo. Dottore, la ringrazio molto di questo approfondimento. Sarà interessante però andare a approfondire anche altri argomenti in futuro, perché benissimo. Poi sono molto condizioni che abbiamo detto essere quotidiane. Assolutamente. Intanto salutiamo i nostri ascoltatori, medicinaregionelazio.it, dove facciamo informazione.